Ragazzi, ciao ragazzi, sorpresino, ho iniziato un po' prima la live oggi e come sempre in questi casi non ho settato la telecamera che parte subito, aspettate un attimo. Eccoci qua, ho cambiato anche un pochino la zona per essere più vicino alla TV e vedere meglio i campionati. Allora, perché ho iniziato prima? Perché stanno per arrivare i 5.000 metri uomini, la finale, che aspettavo da un bel po' di tempo. E mi sono detto, perché non vederla con voi? Allora, tanto cambiamo le news, ovviamente. Per ora la gara è piuttosto tattica, o meglio, non ci sono ancora date fuoco alle polveri. Eccoci qua, adesso prendo in mano la live chat, spero ci sia abbastanza internet. Pian piano arriveranno tutti. Allora, il gruppo è compatto, in realtà l'unico che un po' sta pagando è il fratello grande, Erik Ingebrigtsen. Abbiamo Jacob davanti a Philip in corsia interna e un sacco di atleti africani all'esterno. Sposto un attimo la telecamera perché così mi si vede solamente di profilo. Ecco, sta crollando tutto. Piano piano ci organizziamo. Allora, sta arrivando gente, scusate se mi sono anticipato, ma ripeto, era per vedere il finale dei 5.000 metri maschili uomini. Ancora sono lì, sono tutti lì, mancano meno di un chilometro alla conclusione. E non stanno andando poi troppo piano, non è una gara totalmente tattica. Sta avanzando adesso Jacob Ingebrigtsen. Eccoci. Così avete uno sguardo anche sulla cucina. Attenzione. Attenzione, è successo qualcosa a Philip Ingebrigtsen. Si ferma e allora arriva. Ah, inciampa il keniano in prima posizione. In realtà americano, canadese, se non sbaglio, ma naturalizzato canadese. Keniano d'origine. E Ingebrigtsen, Jacob, è lì. Addirittura cerca di andare avanti. È in testa, signori, questo ancora 19 anni, sta cercando di sprintare, sembra che i keniani sembrano non farcela, ora sta cercando Barega di ritendere entrare, siamo a 200 metri dalla fine, e ora gli etiopi fanno valere tutta la loro forza, ce la farà Jacob, 100 metri alla fine, e niente, ha provato per la medaglia, adesso sembra molto stanco. Forse non arriva nemmeno il bronzo, no? Sarà probabilmente un quarto o un quinto posto, però ha rischiato di vincere una medaglia mondiale e il posto è un quinto. Verrà superato anche alla fine? No, quinto posto. Addirittura cade sul traguardo, stramazza al suolo. Ha provato, ha tentato tutto quello che poteva per vincere una medaglia. È una cosa che mi ha emozionato molto e che comunque sia dimostra che si tratta di un signor atleta. Ha provato a partire presto, ha rischiato,
Ma questa non era la sua unica cartuccia, perché domani inizieranno le qualificazioni dei 1500 metri. Arriva in questo momento Erik Ingebrigtsen. Idris ha vinto facendo l'esultanza di Mo Farah, il Mubot. Che bello in mezzo fondo, eh? Un po' di gente, cioè, fatevi vivi, ragazzi. Cosa ne pensate di questa finale? Alla fine il tempo è a cavallo dei 13 minuti, eh? Non hanno scherzato per niente. Non hanno scherzato per niente. Sembrava fossero formazione, insomma, erano tutti lì insieme in gruppo. Sembrava fosse una gara relativamente tattica. Poi è venuto un tempo che sarebbe record italiano. Di un po'. Ok. Credo che questa fase iniziale sia finita. Adesso posso pensare quantomeno di migliorare l'impostazione. Ecco. Ok. Bene. Certo, Edoardo, ho iniziato la live prima a tradimento proprio per vedere Ingebrigtsen, per vedere la prestazione mostruosa, il suo tentativo di partire a troppo presto in realtà, segno di una grande spavalderia, una voglia di dimostrare, ha già dimostrato tantissimo, purtroppo per lui la benzina è finita a 150 metri dall'arrivo, però vedere un bianco come lui lottare insieme ad etiopi e keniani fino all'ultimo, giocandosi tutte le sue carte in maniera così spregiudicata, è stato incredibile. È stato incredibile. Cioè, sono robe che io penso, facevo quando ero ragazzo e cadetto. Il mio terreno di caccia, però, erano i contesti nazionali. Qua stiamo parlando di un campionato del mondo. Io mi ricordo quando quest'anno Ingebrigtsen ha fatto la campestre mondiale, categoria comunque under 20, ma non è che scherzino i keniani anche a quell'età in campestre, era arrivato soltanto undicesimo e si diceva ok, ancora in un contesto mondiale non è che possa fare più di tanto. E invece qua è arrivato quinto e sarebbe stato terzo se avesse gestito meglio le sue forze a un campionato del mondo su 5000 metri. E dicevo, non è ancora finita, perché adesso, tra poco, insomma, domani partiranno le qualificazioni e si potrà giocare le sue carte anche sui 1500. Tanto festeggia Idris, che è il nuovo Farah, perché comunque sia, aveva già vinto già 2 anni fa. Mo Farah 2 anni fa ha vinto solamente una gara, credo 5000 metri, in 10000 è stato battuto da Idris. C'è la finale del salto in alto in corso, volevo dire comunque a quelli che sono collegati in questo momento. Ciao Simone, ciao Pietro, grande, esatto, ha dato il tutto per tutto. Non era programmato, Pietro, di partire in live adesso, con la gara di Ingebrigtsen, me ne sono ricordato dopo di averti detto che appunto ero in live oggi, però non potevo mancare una live, cioè una reazione in diretta a una gara del genere. Infatti, quei pochi che mi hanno visto mentre arrivava Ingebrigtsen avranno trovato un mezzo fondiere che parlava in maniera scomposta, cercando di articolare, ma non ci riusciva, perché l'emozione di quella roba era assurda, di vedere una roba del genere era assurda. Cioè, stiamo parlando appunto di un atleta che è capace di lottare ad armi pari con i keniani, ma non i keniani della sua età, i tipi della sua età, ma a livello assoluto. E la sua crescita non è ancora finita, perché dimostrano, diciamo, i grafici, la progressione, ogni anno fa qualche secondo di miglioramento. Se continua così può arrivare tranquillamente intorno ai 12,45 nei 5000 metri, può scendere sotto, ovviamente sotto i 3,30 nei 1500, non credo record del mondo, ma almeno 3,29 sì, e nei 10.000 in futuro cosa riuscirà a fare? Cioè, se si mette a fare triathlon vince nel triathlon, si mette a fare sci di fondo, lo che norvegesi vince nello sci di fondo, cioè non lo so, io il suo talento lo vedo molto molto versatile, è una cosa incredibile. Esatto. Allora, guarda, grazie per essere arrivati, ragazzi. Francesco Nardi, allora, nei turni preliminari la presa sembra valere un qualche centesimo meno rispetto alla finale. In finale
Sì, forse anche perché a livello femminile la gestione dello sforzo è diversa rispetto che al maschile, forse perché gli uomini è un'usanza più comune, diciamo, è uso quello di tenersi un po' di più nelle batterie, nelle qualificazioni, nelle semifinali rispetto alle finali. Le donne sono più spavalde da questo punto di vista. Guardate la Talù cosa ha fatto subito dalle batterie, appunto. Forse per questo motivo l'impressione è che, appunto, siccome il miglioramento da semifinale a finale è minore, l'impressione è quella che non riesca ad esprimere al meglio le sue potenzialità. Poi se mi dice, ok, comunque sia, si vede che gestisce lo sforzo in qualificazione semifinale, si poteva ipotizzare un miglioramento più ampio. C'è anche da dire però che tra maschio e femmine cambia anche la potenza muscolare. La potenza muscolare molto spesso è proprio quella che manca quando un atleta fa il cosiddetto allungo in qualificazione anziché esprimersi nel massimo sforzo in finale. Cioè, quando Coleman fa 10 e 10 anziché 9 e 80, lo fa perché non ci mette tutta la potenza muscolare di cui è capace. Scusate, ho toccato il microfono. Questa differenza è minore per le donne perché appunto la massima base di potenza muscolare che hanno, la base di potenza muscolare che hanno è minore. Quindi è anche il motivo per cui a livello femminile la tecnica, lo stile permette di ottimizzare, puntare sullo stile permette un'ottimizzazione migliore della prestazione rispetto a che puntare sulla forza, perché oltre un certo limite non si va, a meno che di non sconfinare in direzione semenia con eccesso di testosterone e cose del genere. Allora, ciao Alessandro, scusa, leggevo ciao mezzofondiere. Ciao Alessandro, mi chiedi, sapete una cosa? La chat non è collegata? La chat non è collegata perché adesso mi ricordo, per collegare la chat bisogna prendere questo, così la chat appare anche qua. Un attimo, se no non ha molto senso. Ora dovrebbe comparire la chat. Si spera. Comunque mi chiedi della Palmisano. Io non mi aspettavo in realtà, cioè sicuramente 13° posto è un pochino poco, però non mi aspettavo una medaglia, francamente. La Palmisano quest'anno non ha mai corso, non ha mai marciato una 20 km. Non aveva nemmeno l'accredito e non credo che si possa improvvisare nemmeno a suoi livelli, nemmeno per una campionessa come lei, a 20 km di marcia. Forse, cioè, i motivi che non l'hanno fatto marciare i 20 km di quest'anno sono probabilmente anche quelli per cui non è arrivata al massimo della forma, quindi tutto più o meno si interconnette, è tutto legato una cosa all'altra. E poi può anche essere, ipotizzavo, che a livello mentale un sacco di fattori l'hanno condizionata. Il caldo che lei non a cui lei non è molto abituata, insomma, che non gestisce molto bene, più abituata e preferisce condizioni di fresco. Il fatto che, appunto, non avendo marciato insieme alle sue avversarie, non avendo mai fatto una gara di prova, diciamo, quest'anno, con le avversarie, aveva delle aspettative che sono state deluse. Appena visto quelle con cui lottava gli anni scorsi per le medaglie scappare via di secondi e di minuti, a quel punto il cervello, secondo me, un po' ha ceduto. Questa cosa messa insieme al caldo, le condizioni difficili, ha aumentato la sofferenza di molto. Poi avete visto nel finale, era 12ª, ha perso anche una posizione, è andata molto piano. D'altra parte, con quel caldo, non è che tutte sono andate poi così forte. Però, insomma, all'arrivo era veramente affranta, cioè delusa. Sì, il 10,80 della 6 mi sembrava aprire altri orizzonti. Anche i commenti dicevano che un tempo sotto anche i commentatori, insomma, della Rai dicevano che il tempo sotto i 10,70 era auspicace, era preferibile. E forse anche ha corso la terza semifinale, no? È quella che ha recuperato un po' di meno. Vero che la differenza è poca, però la pausa tra la semifinale e la finale era inferiore all'ora e 40. Forse per ottimizzare la prestazione dovrebbero mettere i turni, spalmare un po' di più i turni,
anche se questo a livello di spettacolo condiziona un po', perché funziona così. Guardate i meeting, cioè molto spesso nei meeting capita che anche se un atleta punta alla finale, nei meeting, quindi non un campionato, anche nei meeting viene fatto un tempo migliore, molto spesso in qualificazione, rispetto che in finale. A meno che proprio non, palesemente non si eviti di tirare, di spingere in una serie, non si ha la certezza di andare troppo più forte nell'occasione più importante. Poi c'è gente pazza che... cioè, soprattutto nella storia dei 400 metri, ci sono quelli esaltati che fanno il 400 metri di qualificazione a tutta, in finale vanno più piano, magari si giocano la medaglia per quel motivo. Cerca di gloria. Allora... sì, Alessandro, c'è un atleta azzurro un podio. Tanto saluto, arriva gente, salto in basso, ciao. Tutte le nazioni vorrebbero un podio, no? Poi bisogna andare, se vogliamo essere matematici, dovremmo vedere quanti podi per atleti. Cioè, una nazionale di 66 atleti, quanti podi ne vengono fuori? Adesso siamo a 1 su 66, siamo intorno all'1,5%, non è che sia proprio il massimo, no? Sono nazionali come quella americana in cui la percentuale è molto più alta. E lì si potrebbero fare dei discorsi su... è lecito portare gente che non può sperare in più di una qualificazione, magari in semifinale? Secondo me sì, perché in questo modo... cioè, gli atleti italiani hanno bisogno di competizioni internazionali che trovano molto poco, e se vanno all'estero lo fanno in gare minori. O, cioè, la Diamond League attualmente ha 3 o 4 italiani all'attivo, tra questi Tortu, Tamberi, Re e Trost e Valortigara. Secondo me sono qualche volta Pedroso, insomma, la gente che non va, cioè la gente che non trova la possibilità di esprimersi insieme ai grandi tutto l'anno, ovviamente quando si trova un mondiale è spaesata. Cioè, la sensazione maggiore che trovo quando nella faccia degli italiani dopo una gara è lo spaesamento, perché abituati ad andare forte nel loro orticello, appena arrivano a un contesto come il campionato del mondo, una volta è una prova sola, cioè non hai esperienza, il rischio di sbagliare è altissimo, molto spesso l'impostazione mentale è sbagliata. Guardate Lottmani, nei 5.000 metri si ritira dopo 3 km, senza svuotato, senza più energie, credo anche mentali. Insomma, venire qua e gareggiare, anche se molto spesso si prendono delle illusioni, è importante per aumentare l'esperienza. Sì, vabbè, è buona immagine. Poi bisogna considerare che se non ci fossero atleti ai mondiali non li trasmetterebbero nemmeno, perché la RAI è cinica. Se non ci sono italiani ai mondiali, i mondiali di atletica non li fanno vedere, trovano magari i campionati di bocce al posto dei campionati del mondo, magari fanno vedere una sintesi, altrimenti c'è bisogno. Ma anche per l'immagine che hanno all'estero dell'Italia, avere degli italiani mondiali può essere interessante, può aiutare, diciamo. Considerate che noi, quando guardiamo gli italiani, siamo molto condizionati dal tifo che facciamo, dal nostro essere italiani. All'estero pensate di guardare, non so, un atleta di un'altra nazione, un francese, come guardare gli italiani come lo guarderebbe un francese. A forza di martellare con italiani qua, italiani là, un pochino la nazionale fa breccia nel mondo. Un po' questo è il discorso. Fa breccia perché appunto viene vista, viene considerata. Noi siamo attualmente molto forti agli europei, avete visto in Coppa Europa, e bisogna scavare un piccolo posto nel mondo, perché considerate che se l'Italia cresce nel mondo dell'atletica, aumentano anche quelli che vanno a fare raduni in Italia, raduni estivi, alture, tipo Sestriere o cose del genere. Ci sono un sacco di velocisti già adesso che si allenano in Friuli, la nazionale sudafricana ad esempio, anche se Van Niekerk che è ancora box per infortunio. Già, campionati di bocce sono superiori. Tamburello, qua a Mezzo Lombardo va molto di moda, cioè è una tradizione il tamburello. Comunque,
Adesso, dopo questi discorsi filosofici, per allungare un po' il brodo, sono le 20:50, quindi ufficialmente la live doveva iniziare adesso. Vi ripeto, ho incominciato prima perché volevo vedere in diretta i 5.000 di Ingebrigtsen e compagnia. Ha vinto Edris, ma Ingebrigtsen ha provato fino all'ultimo, ha provato forse troppo presto, era lì, era in testa fino a 120 metri dall'arrivo. Che sensazione assurda. Ok, allora andiamo sul sito dei live results della IAFT, della IAF. Allora, ve lo metto subito. Dove sei? Ecco. Perfetto. Sta per partire, ripeto, la finale dei 3000 siepi donne. Intanto ci guardiamo i risultati di oggi. Così, per fare un ripasso. La prima gara è stato il giavellotto maschile, femminile, scusate, la qualificazione. Nessuna italiana, eh? Nessuna italiana, la favorita Xin Liu si è qualificata senza fare la misura stabilita comunque, la Q è quella piccola, quindi ha dovuto fare tutti e tre lanci, non aveva la sicurezza fino all'ultimo. E abbiamo, vediamo, Barber, che era un'altra delle favorite, c'è. Non c'è nessun nome importante che si è perso? No, dovrebbe essere, diciamo, tutto nella norma. Anche l'altra cinese. E la Spotakova, comunque, forte della sua esperienza, si è qualificata pure lei. È partita la finale dei 3000 siepi. È piuttosto scontata, secondo me, la vittoria della Cepkovic, che sta tirando da subito. Vuole fare un gran tempo, secondo me. Vuole scendere intanto sotto l'8:55-54, lei lo dovrebbe fare piuttosto facilmente. Andiamo per i colori azzurri a vedere cosa è successo nel semifinale dei 200 metri. Nella prima semifinale, queste sono ancora, sono le batterie donne, scusate, le batterie femminili. Quindi qua c'era la, allo. Vediamo, Kambunji qualificata, perfetto, la Lovacolli, un altro nome importante. Niente di particolare è successo, Dina Smith piuttosto bene, 22:30, quindi subito piuttosto forte. La Hooper non ce l'ha fatta per due decimi almeno, considerato che quella davanti a lei, 23:10, è passata. 23:33, un tempo nella norma per lei, comunque si pensava almeno in un picco di forma poter essere un pochino più competitiva a questi campionati. La Okabare è stata squalificata, quindi tutto questo casino con la Okabare, sapete cosa è successo, no? Che è stata prima estromessa dalla gara perché doveva fare 100 metri, non è partita, e a quel punto hanno detto, no, per regolamento se ti iscrivi a 100 metri, ti confermi, ha fatto la spunta, no? E non gareggi, a quel punto sei estromessa da tutte le altre competizioni, compresi i 200. Poi è andata lì pregando, ha fatto ricorso, è stata riammessa nei 200 metri e poi così bellamente si fa squalificare, quindi un bellissimo mondiale per la Okagbare che vi ricordo era il secondo miglior accredito. Quindi questa è la fine della Nigeria. Già Oduduru aveva fatto lo stesso discorso nei 100 metri e nei 200 non è che sia andato così forte, la Okagbare viene, praticamente si suicida in quella gara. Un attimo pausa commenti. Allora, scusatemi, per Jacobs Edoardo, riguardo Ingebrigtsen, Jacobs, stavo dicendo, rispetto a Torto, secondo me ha più da crescere, perché fa più errori di inesperienza, secondo me non riesce a gestire meglio, gestire lo sforzo nei tre turni, ad esempio, di un 100 metri campionati del mondo, come riesce a fare Torto, che un po' per fortuna, diciamocelo, un po' anche per doti, soprattutto per doti, è riuscito ad arrivare in finale. Jacobs se la meritava, forse più di lui. Secondo me Jacobs l'anno prossimo è sotto i 10 secondi, sicuro. Poi, Salto in Basso chiede. Ok. Cosa ne pensi delle cinesi, dei 20 cambi di marcia che hanno vinto? Nella marcia la squadra conta molto. Non se mi chiedi, diciamo, non sto pensando al doping in questo momento. Dico solo che nella marcia
Cina, Giappone, le nazionali, quando vanno forte tutte di quella nazione, tutte o tutti di quella nazione. È uno sport alla marcia, una disciplina alla marcia in cui evidentemente il fattore squadra gioca un ruolo molto importante, allenatore gioca un ruolo molto importante, e quando si azzeccano le cose è probabile che non sia solo un atleta ad andare forte, ma siano in tante. Siano in tante. Forse perché nella marcia la costruzione dell'atleta è fondamentale, il talento conta di meno rispetto alla costruzione. Secondo me sì. Secondo me questo, perché io ho visto, io conosco molti atleti marciatori forti, allenati dal mio vecchio tecnico Passoni di Livorno, a Livorno, che erano scarsi, erano veramente scarsi in altre discipline. Nella marcia, piano piano, da andare piano, appunto, sono diventati molto forti. E secondo me la mano dell'allenatore si vede. E quindi forse è per questo perché che le squadre vanno tutte forti. Poi la Cina comunque seleziona, la Cina ha deciso di puntare sulla marcia e seleziona tanti marciatori, seleziona un parco partenti grandissimo con le 3 o 4 persone che vanno molto forte. Quindi proprio a livello statistico ci sta. Diamo un'occhiata alla gara delle serie che si sta svolgendo, prima di continuare. Spero di non essermi perso qualcosa. Allora, ho sentito 2,52 di passaggio al chilometro. Ora stanno inquadrando un gruppetto in cui non c'è la Chepkoech, che probabilmente sarà davanti in questo momento. Esatto. Ormai ha praticamente 60 metri di vantaggio, no, diciamo 50 metri di vantaggio sulle avversarie, che fanno gruppetto. Soprattutto la Coburn, che è l'unica bianca che vedete lì, è una di quelle che per volata, per caratteristiche, potrebbe prendersi facilmente il secondo posto. Siamo sulla Riviera, siamo intorno a metà gara. Levchenko ha superato, vediamo quale quota nel salto con l'asta, vediamo. Salto in alto, scusate. Perché siamo in fase chiave anche nel salto in alto, che me lo recupero subito. Siamo già a 2 metri. C'è la Siskin e Cunningham, Levchenko. E a meno che Maciukic e Litvinenko non saltino questa misura, il podio è tra le 3 che vi ho detto prima. Quindi, sguardo al salto in alto, sguardo a 3000 siepi. E lo sguardo anche ai commenti. Allora, poi Alessandro dice: a me personalmente dispiace moltissimo che l'Italia non sia qualificata nella 4x4 mista dopo l'entusiasmante prestazione alle World Race di Yokohama. Sì, Alessandro, potevano puntare su Davide Re in quella qualificazione, ma a quel punto Davide avrebbe fatto tipo 7-400 in 7 giorni, in 8 giorni, una cosa del genere, assurdo. E hanno preferito fare una prestazione nella 4x4 migliore, gara, la 4x4 maschile dico, gara che è ancora più prestigiosa rispetto alla mista. Si è ritirato l'atleta intanto keniana nelle siepi in questo momento, sta un po' soffrendo. La Coburn è ancora davanti, altre 2 atlete bianche sono un po' indietro. Non c'è dominio keniano perché una si è appunto ritirata. È la tedesca Koster Alfen, forse ultima del gruppetto? Poi devo controllare. Allora, Jacopo che dire, può arrivarsi a qualificare per la finale? Secondo me sì, avete visto tutti quegli americani che andavano fortissimo nei college e che adesso stanno letteralmente scoppiando. Guardate, pensate a Bednarek nei 200 metri, che ha finito in 21,50, proprio senza energie, le qualificazioni dei 200 metri, quest'anno Bednarek aveva corso in 19,80, non ve lo scordate. E preferito andare forte nella stagione di college, ad aprile, a maggio, intanto Levchenko fa 2,02, no, è l'altra ucraina che fa 2,00, quindi abbiamo 4,72 metri nel salto in alto. E quindi volevo dirvi che Davide secondo me ha gestito meglio la forma, la condizione rispetto a molti atleti che in teoria sono più forti e che quindi gli potevano togliere un posto in finale. Secondo me il posto in finale Davide Re lo può ottenere, e per andare in finale quest'anno basta una prestazione intorno a 45-1, 45-2, non credo che bisogna andare più forte, insomma. Davide può scendere ancora una volta sotto 45 e lo potrebbe fare appunto in un contesto importante come questo, e in questo modo potrebbe arrivare secondo me sesto o settimo, sarebbe un ottimo risultato.
Intanto siamo praticamente all'ultimo giro, sì, siamo all'ultimo giro delle siepi. Cepicoia ci sta andando ancora forte, però non ha più guadagnato rispetto all'avversario, quindi non verrà un tempo eccezionale, verrà intorno agli 8,50 secondo me, quindi gli ultimi chilometri li ha fatti sui 3 a chilometro, non di più. Non è proprio brillante, però ha un vantaggio assurdo. Riviera la fa, mettendoci il piede, un po' stanca, però dai. La Coburn ha preso il via negli ultimi 500 metri, separando l'avversario, e guardate, il Kenya non arriva nemmeno sul terzo gradino del podio, oltre alla Cepkoech. Clausen è la tedesca che è terza in questo momento, quindi abbiamo Kenya, Stati Uniti e Germania. Non c'è dominio keniano, dominio africano qua. E c'è un record europeo per la Klause. Mi dicono 8,57 il tempo finale, quindi buon tempo, ma non eccezionale. Allora, dice Salto in basso che Re è uno dei più sottovalutati, uno di quelli col profilo più basso, possiamo dire, volutamente col profilo più basso, e fa bene a tenerlo, perché molto spesso si esagera col profilo alto. E poi Davide Re si è allenato come One Punch Man, no? E poi dice Senza Anima 11, mi sa che se anche questa volta l'unica medaglia azzurra sarà grazie alla marcia. E sì, ci sarà forse un quinto posto, altri piazzamenti dei 10 che potranno arrivare. Francamente non vedo medaglie, ad esempio nell'alto è una delle discipline in cui arriviamo più vicini, però non credo che Sottile abbia abbastanza esperienza per riuscire a guantare la medaglia nella Fossa dei Leoni, qual è la finale del salto in alto mondiale. Alessandro scrive, comunque credo che la 4x4 mista col passare degli anni diventerà molto popolare, sì. Sì, pensate a cosa succede nel nuoto, immagino che la federazione per prestigio ci punterà molto. Già, poteva, sapete, la nazionale che ha puntato sulla 4x4 mista è stata l'India. L'India si è qualificata in finale, di per sé è una nazione molto scarsa nell'atletica, nonostante abbia miliardi di abitanti, un miliardo di abitanti, però ha appena visto questa nuova disciplina ci si è affiondata, aveva uno dei migliori tempi ed è arrivata in finale, credo sesta o settima, niente di che, perché adesso che è mondiali l'America si è svegliata e ha vinto l'oro, ovviamente, anche su questa disciplina. Ok, se mi date un po' di tempo, carico i risultati delle gare qua. Intanto venivate a scorrere quelli del salto in alto. Abbiamo ai 2 metri Lasiskene, Cunningham, Levchenko e Machukic, quindi sicuramente medaglia per l'Ucraina, per gli Stati Uniti e per quella che è la Russia. In realtà gli atleti neutrali autorizzati, ancora la Russia non c'è come nazionale, ancora per quest'anno. Due primati personali, quello di Cunningham e di Machukic. Allora, mi vado a scrivere i risultati ufficiali della finale dei 5.000 metri, per metterli qua sotto, che scorrono. Allora, 5.000 metri. Edris ha fatto 12, 58 e 85. Poi vediamo l'ultimo chilometro, che è una cosa sempre interessante. Barega ha fatto 1, 59 e 70, 12, 59 e 70, ovviamente. E Ahmed, che è canadese, 13, 01 e 11. Ok, poi la seconda finale che abbiamo appena visto, quella dei 3.000 siepi. Cepkoech, 8, 57 e 84. Coburn,
Anche lei ha fatto personale, eh? 9-0-2-35. Krause, 9-0-3-30, record tedesco. Vi ricordo che il primo chilometro era stato in 12,53 e in 2,53. Se avessi continuato quel ritmo sarebbe stato il record del mondo. Ma nelle siepi calare è una cosa piuttosto probabile. Ok. Prima di ridarmi ai commenti, la cosa che faccio è vedere la mia personale curiosità, l'ultimo chilometro. L'ultimo chilometro. Allora, da 10,33,93 dei 5.000 metri a 12,58,85. Quindi siamo a 2:26. 2 minuti e 26 l'ultimo chilometro dei 5.000. 2 minuti e 26. Il povero Jacob ha perso 4 secondi e mezzo negli ultimi 250 metri. Era in testa. Era sempre stato in testa. Qua Erik Ingebrigtsen si era già staccato. Poi si sarebbe ritirato Philip. Vediamo se è arrivato al traguardo. Philip è solito ritirarsi molto spesso. A lui non gliene frega niente di un decimo posto, che non lo so. Questa quindi è i 5.000 metri. Intanto 2,02 la Ziskene è riuscita a superare la quota. È una gara che probabilmente non si aspettava, perché ha trovato tante avversarie. 4 atlete da 2 metri non è roba da poco. Non è roba da poco. Non è stata proprio perfetta nel valicare la misura, però è sempre efficace. Non credo che arrivi un 2,5 m, 2,6 m oggi. La quota per le medaglie sarà la prossima, secondo me, 2,4 m. Ok, commenti. Salta in basso. Non sono più online su Twitch per questo motivo qua. Che Restream, quella che mi permetteva di essere online su Twitch, non mi permetteva però di avere un link alla live. Vi spiego. Quando io dico faccio la live stasera, ho un link, premete su quel link e siete live, giusto? Questa cosa non mi succedeva se avevo Twitch, se avevo Restream, che mi permetteva appunto di trasmettere contemporaneamente su YouTube e su Twitch. Allora ho preferito delle due cose tenermi questa, perché Twitch era legato come progetto a il Mezzo Fondiere Live, il canale Il Mezzo Fondiere Live. Avete visto che successo ha avuto quel canale? Ho provato a fare la prima live dei mondiali sul canale Mezzo Fondiere Live e aveva 3-4 persone che mi seguivano. Non aveva senso perché non c'erano commenti e quindi non c'era discussione, e questa live diventava vuota e morta. Perciò sono passato sul Mezzo Fondiere e sono ritornato alla vecchia impostazione. Almeno per ora Twitch me lo lascio da parte, insomma. Ok? Sì, Riccardo Krause nel frattempo... europeo il record? Europeo il record? Io ho visto una NR. Qua dice NR, record nazionale. Intanto... E non è la favorita ucraina. C'è un 2-0-2 nel salto in alto. È la Maucic, scusate. Sì, ha fatto 2-0-2 alla prima. Alla prima. Adesso la situazione si inverte. È lei che è la... Tra l'altro è il record del mondo under 20. Io non la conoscevo questa atleta, ma... Quanti anni ha? È del 2001, compiuti 18 da pochissimo, da 10 giorni, e c'è già la finale degli 800 metri al via. È serrato il ritmo oggi, ci sono un sacco di gare. Beh, l'entusiasmo della Lasiskene è pur sempre il suo entusiasmo, non esplode di gioia, però festeggia. Vediamo cosa farà, se vincerà a questo punto, perché abbiamo un atleta classe 2001 che la mette alle strette. Adesso anche la Levchenko sta saltando e non ce la fa. Era lei, la Levchenko, la giovane promessa dell'atletica mondiale del salto in alto fino a quest'anno,
finché non è arrivata appunto la Maucic. Ah sì, anche un bel vedere la tipa, giusto? Però insomma, tra l'altro avete visto quante gare femminili ultimamente? Ora abbiamo le 800 appunto schierate al via. La Sum è la più esperta di tutte ed è una di quelle che ha rischiato di essere estromessa per il testosterone, tra parentesi, come è successo alla Semenya. Sono tre americane e la marocchina Rafi. Parlano appunto del testosterone sulla Rai. I discorsi sono quelli, eh? Allora, andavo a vedere un attimo prima di partire la mezza distanza. Vi facevo vedere che non va per niente bene sulla Metalia, considerato che nei 400 metri Maria Benedetta Kigbolu fa solo 52,63. Sono partite fortissimo l'800 donne, seguiamolo. Qua si vede il passaggio al primo giro. Hanno un po' rallentato adesso, sono comunque 26,9. Non è un passaggio troppo forte per una donna, mi sono un pochino allarmato quando ho visto appunto un atleta molto staccata dietro. Una messicana. Adesso il gruppo un po' più compatto, anche se rischia di sfilacciarsi proprio in corrispondenza dell'ultimo giro. Chiude il gap la ugandese in terza posizione. Passaggio in 57,94. Non eccessivamente forte per una gara femminile di questo livello. Sbraccia un po' l'americana in testa. La Wilson. Wilson cerca di mantenere la corsa interna, non vuole farsi superare prima della curva finale, sarebbe un bel vantaggio tattico, ma non deve spremere troppo le sue energie. C'è quello che stanno facendo in realtà gli ugandesi, stanno praticamente battagliando tra loro per prendere la corda, ce l'ha fatta solo la prima di loro, la Nakai. Poi c'è anche la giamaicana Gaul, adesso in quarta posizione sta cedendo molto, quindi sarà una sfida tra America e Uganda. In questo momento saranno su la Nakaji, pronuncia errata, e scoppiata totalmente la Wilson, che è in testa, non è nemmeno la prima delle americane, perché al limite la Rogers seconda, 1:58,05 per Halima Nakaji, come dice Bragagna, non so dove abbia visto la J nella Y, però mi fido della sua pronuncia perfetta. Quindi a questo punto è Uganda, io non me l'aspettavo, mi aspettavo con un passaggio di questo genere una prova di forza da parte di una delle atlete più potenti, come poteva essere la Sum arriverà soltanto quinta, magari questa cura del testosterone non l'ha molto aiutata, e Rogers, mi aspettavo anche lei, infatti è arrivata, ma troppo tardi, Nakai ha fatto 1:58,04, record nazionale d'Uganda. Rogers 1:58,18, Wilson 1:58,84 e poi le altre. Una finale fortissima, alla fine di livello medio, considerate che la Sum quinta ha fatto sotto i due. Ah, le trecce. Rispondo al commento di Daniele. L'annosa questione dei capelli che fanno cadere l'asticella. Cioè, in realtà molti saltatori portano i capelli lunghi, quindi forse non influisce molto. Insomma, dovrebbero essere i primi a preoccuparsi di robe del genere, no? Allora, certo che senza anima potrebbe farci un pensierino, anzi, avrebbe dovuto farlo ben prima, e ce l'ha fatto un pensierino già 2 anni fa, quando fece 20-34 la Golden Gala. Quest'anno ci ha riprovato, ha visto che senza molta preparazione specifica nei 200 non si andava forte, fatto 20-36, ma era già in un periodo calante, cioè Torte è stato un periodo intorno a giugno-luglio in cui stava
calando nettamente di condizione, e c'è da dire, meno male a sto punto che è arrivato l'infortunio, si è fermato un attimo, ha ripreparato alla perfezione questi mondiali ed è arrivata alla finale. Quindi 200 attualmente non solo nell'interesse di Tortu, perché ha dovuto raccogliere la popolarità di 100, e per preparare 200 c'è bisogno di tempo, letteralmente di tanto tempo. Credo che sia necessario adesso però iniziare a pensarci, a già partire da questo inverno, e vorrebbe dire aumentare molto la resistenza alla velocità, alla tacida, e quindi anche in potenziale fare un 402 di prova. E bisogna, cioè è roba, nel senso. Comunque i 200 sono una bella sfida dal punto di vista dell'acido lattico. Però sì, sarebbe bello, perché per il fisico che ha Tortu non è eccessivamente muscoloso rispetto ad altri velocisti, potrebbe scendere sotto, cioè potrebbe andare forte più dei 100 e scendere sotto i 20. Comunque sia, parlo di potenza, Coleman è molto potente eppure fa 19,80 su 200, comunque un bellissimo tempo. Infatti stavo a vedere le semifinali dei 200 metri. Intanto carico il risultato degli 800 metri donne. Allora, Nakai 1:58.04 con nazionale di Uganda. Rogers 1:58.18, poco, quasi un decimo di differenza, poco più di un decimo. E Wilson ancora America 1:58.94, America beffata dalla piccola nazione che qualche tempo fa era anche seconda al Kenya. Attenzione! 2:04 di potenza, di prepotenza. E con tanto margine io devo ricredermi, avevo detto che non avrebbe fatto più di questa misura. Ma quando ho visto questo salto, che vale almeno un 2:07, vale almeno un 2:08 forse. E se c'è ancora qualcosina, qualche energia in più che non ha ancora fatto vedere, cosa viene fuori oggi? Sicuramente qua in Qatar hanno puntato molto sulla pedana nel salto in alto come responsività, come prestazione. È la terra di Barshim. Hanno privilegiato un tipo di pista sicuramente adatto ai salti. E lo si è visto. Comunque Taylor ha fatto 17,95. Un sacco di grandi personali dal punto di vista dei salti su questa pista. La gara dell'alto sta accendendo ancora di più. Ha delle quote che non avrei mai sperato. Siamo a 2:04. Tanto carico il risultato delle siepi. Ok. Vi siete zittiti tutti a vedere le saltatrici in alto. Tolgono il fiato. Sono rimaste solo loro due, la Siskene e Maucic, scusate. Cunningham e Levchenko sono uscite a 2 metri. Rischia di rimanere sola, forse la carica agonistica diminuisce un po'. Allora, Mick, normalmente può puntare su una pista che sia più responsiva, cioè, allora, il rapporto, diciamo questo, in partenza, le piste attuali sono molto più performanti rispetto a quelle del passato, ci sono fatti passi avanti notevoli nei materiali. Soprattutto nella resistenza all'usura. Ha rischiato di fare 2:04 Maucic, scusate. Ha rischiato di fare 2:04, era andata vicinissima.
No, volevo dirvi che le piste attualmente sono più resistenti e anche all'usura, cioè passa più tempo prima che si rovinino. In passato un materiale molto performante era lo Sportflex e si rovinava velocemente. Adesso non è così. La pista può puntare, in gergo si dice una pista è morbida, una pista è dura, ovviamente capite cosa significa. Una pista morbida è adatta spesso alle gare di mezzo fondo perché non traumatizza i tendini, perché quando batte il piede c'è un'ammortizzazione. Per la velocità è come correre nella gomma, cioè il piede affonda e non è reattivo. Una pista più dura permette al piede di essere reattivo una volta che tocca terra, di schizzare via subito dopo e di rimbalzare. Poi naturalmente ci sono delle piste dure che non sono rimbalzanti e piste dure che sono più rimbalzanti, nel senso che comunque riescono a restituire meglio la forza che imprimi sul terreno. In base a questo rapporto, in base a queste piccole differenze, una pista diventa, se troppo rimbalzante, diciamo, in termine, passatemi il termine, diventa più adatta ai salti e meno alla corsa piana o viceversa. Ci sono dei piccoli parametri, fattori che vanno tutti sistemati per trovare il giusto equilibrio tra di una pista che riesca a far sì che ogni atleta dia il meglio della sua disciplina. Beh, questa è anche scienza dei materiali, insomma. E comunque i passi avanti non si fanno solo nelle piste. Quando la pista non c'è, nelle gare su strada, la scarpa adesso sta diventando fondamentale. C'è molti che dicono che i tempi eccezionali nelle maratone che stanno facendo attualmente siano dovuti, le differenze rispetto al passato siano dovute alla scarpa. Attenzione, 2,04 m! 2,04 m, questa ragazza ha 18 anni. 2,04 m. È l'Ingebrigtsen del salto in alto. Questa è una bella cosa, perché adesso la Latiskene avrà uno stimolo per riuscire a saltare ancora più in alto, più a lungo. Ha fatto tanti salti per ora, Forse sarà anche un po' stanca. Fin dove potrà arrivare? Una piccola pausa da questa gara, perché appunto guardavo le batterie dei 200 metri maschili, le semifinali dei 200 metri maschili, voglio dire cosa aveva fatto Tortu, tanto non partiva Wilson nella prima semifinale dei 200 maschile, Kulev si è qualificato bene, 20:16, Gemilli ripete più o meno il tempo della batteria, aveva fatto 25, adesso 23, Brown ce l'ha fatta anche lui, si passava con 20:20, inizia a essere un tempo discreto da semifinale mondiale. Nella seconda Lyles vince 19:86, così, 19:86 per Lyles. Ed anche Quiñones scende sotto i 20 secondi. Sì, molto vicino, poi Martinez 20:28. De Salo purtroppo, come pensavo, non aveva le energie, molte energie rimaste da ieri, lo pensavo, ha fatto 20:73. Era arrivato veramente stanco ieri, e lo conferma qua, purtroppo, che speravo, cioè pensavo questo, ma speravo qualcosa di meglio, ovviamente. Terza batteria, De Grasse, un altro dei favoriti, 20:08, e Gru, Tobago, 20:24. Ecco, esattamente come pensavo, Oduduru, deludente. Tra l'altro, Oduduru è uno di quelli che ha fatto tutta la stagione di college, quindi ancora una volta la stagione di college si dimostra essere un suicidio se vuoi fare i campionati mondiali a ottobre, andare forte ad aprile è un suicidio. Devi o congelarti per qualche mese o smettere proprio e
ricominciare allenandoti d'estate come se fosse la sta preparazione invernale, altrimenti non ce la fai, non ce la fai proprio. Questi sono i finalisti: Lyles, Quinones, Sie, Gemilli, De Grasse, Gulliev, Brown e Greux. Allora, notizie da salto in alto. Mentre intanto è iniziata anche la finale del lancio del disco, con Stahl che lancia in questo momento, uno dei favoriti pure lui, fa subito 68-9 metri. Corre? No, era l'ultimo lancio, scusate. Scusate se ho trascurato il disco. Era già il sesto. Però quando la regia fa vedere così poco una gara, si ha l'impressione che non sia ancora iniziata, invece era già finita. Mi dispiace per i lanciatori che mi stanno seguendo, perché cerco di essere più o meno imparziale nei vari settori dell'atletica. 67-59, pensavo potessero fare qualcosa di più, anche se siamo praticamente, abbiamo riprodotto al centimetro le prestazioni della semifinale della qualifica per tutti, praticamente l'ordine era quello. E quindi Stahl arriva con lo scattino, no, dopo aver saltato fa uno scattino per festeggiare. I lanciatori sono forti negli scatti fino a 30 metri. Ok, vi dicevo, nel salto in alto può essere che ci sia un ritiro della seconda, quindi dell'Ucraina, quindi che rimanga solo la Siskene. Mick Faloci. Allora, aspettate un attimo, qualche domanda in più. Allora, per Mick riguardo la città di Faloci, riguardo Faloci, mentre sbaglia 2.06 la Siskene. Faloci, io francamente tutti gli scoboli italiani lanciano lontano solamente in Italia. Non so quale sia il motivo di questa cosa, però non mi aspettavo molto di più di quello che ha fatto, forse un 60 metri, ha fatto 58. Non mi aspettavo molto di più di quello che ha fatto. Tra l'altro non hanno portato l'altro lanciatore che aveva fatto il minimo, Nazareno Di Marco, per lo stesso identico motivo. Di Marco aveva lanciato un metro e mezzo meno di Faloci. Hanno detto, già quello che fate a Latina o da qualche parte in Italia non lo rifate all'estero, già il tuo minimo l'ha fatto di pochi centimetri, preferiamo portare solo Faloci che almeno l'ha fatto di un metro e mezzo, ma non è servito a niente comunque. Poi altra domanda di Sapini, quando arriverà la nuova Simeone Di Martino per l'Italia? Il Treno, la Trost e la Valorticana l'hanno perso, nel senso che sono atleti di livello, però hanno già un'età, non hanno una prospettiva di crescita eccessivamente alta, anche se hanno fatto vedere di valere 2 metri, che attualmente ancora non sono ritornati su quella quota, insomma, mentre si concentra la Siskene. Per l'Italia non vedo una statrice, eccetto la Pieroni, Idea, che però ha l'età, credo no, ha un anno in meno rispetto a quella che è attualmente seconda. Dai. Capite, no? Qua siamo su un'altra dimensione. Ok. Vedete qua i risultati? Sì. L'ultima cosa che dovevo vedere, poi carico i risultati del disco, sono le batterie dei 110 ostacoli, perché c'era una minima prospettiva di qualificazione per gli italiani rispettata da Fofana 13.49. Beh, addirittura se è 13.60 il tempo di qualificazione richiesto, qua è probabile che anche Perini sia dentro. Non ho visto questa gara. McLeod ha vinto con 13.17, ottimo. Shubenkov, Martino Lagarde, Pozzi, vediamo. Daniel Roberts squalificato, e non per partenza falsa,
Roberts squalificato. Un altro dei grandi dei college. Intanto la Lazischi ne salta. Ah, perché non sta più ritrovando quelle sensazioni del 2-0-4? Non capisco. Sta pensando che se non fa ora il record del mondo, quando lo deve fare? Quindi un altro dei grandi dei college fuori, Roberts. Holloway invece ce l'ha fatta, anche se pur con 13-22, ma siamo ancora in qualificazione. Bascu anche lui ce l'ha fatta. Perini no. 13-70 no. La felicità di Stahl. Dove siamo? Stahl che è solito festeggiare in maniera così, così estroversa. Allora, disco uomini. Stahl ha fatto 67,59, ma quest'anno era ben sopra i 70, eh? Dacres 66,94 e Weiss High Dinger, Austria, 66,82. Hanno rischiato di venire surclassati dall'Upsider. Ed anche questa è fatta. Allora, tutti ora. Allora, Sapini, dimenticato la Pieroni, esatto. Dai, è toscana poi, lucchese. Quindi la conosco, la conosco io che vengo da Toscana. Senza anima, si sente la mancanza di un Bolt nel mondo dell'atletica? La promozione che era attorno a Bolt era pazzesca e se l'è saputa creare lui. Una volta che sei dentro il mondo dell'atletica ti puoi cullare in grandissimi campioni che hanno l'unico difetto di non essere Bolt e quindi di non avere tutta quella importanza mediatica al di fuori. Bolt è servito per avvicinare le persone all'atletica comunque. È un grande attrattore, adesso non c'è più, hai ragione. Ci sono fenomeni locali, Ingebrigtsen è conosciutissima in Norvegia, però al di fuori molto poco, la Tischian in Russia. Per l'Italia torto, ma non c'è il fenomeno mondiale come Bolt, servirebbe. Oppure servirebbe una mossa audace della Federazione Internazionale che renda l'atletica più appetibile. Finisce la gara del salto in alto. Finisce con 2-0-4, quindi sono stato cattivo profeta, nel senso che ho azzeccato questa cosa, però avrei preferito che avesse saltato di più. Incredibilmente la Siskele non ha vinto da sola, c'è una fortissima under 20 Vaucic che ha fatto anche lei 2-0-4, record del mondo under 20 ed è l'Ingebrigtsen del salto in alto. Allora Daniele dice torto a un personale di 20-34 ottenuto nel 2017, esatto. Quel personale l'ha fatto quando ancora nei 100 metri valeva 10,16, una cosa del genere. Tra l'altro ne parlo nel video che ho fatto Tortu contro Mennea, che è attualmente il video che ho con più visualizzazioni, e in cui dicevo ancora l'anno scorso che Tortu poteva diventare già quest'anno fortissimo nel 200. Però una sola uscita l'ha fatta al Golden Gala, una sola sortita al Golden Gala, ha visto che era difficile, ha detto no, concentriamoci su 100. Se non altro no perché non volesse, magari proprio perché era così che era richiesto per la popolarità e per dover raccogliere i frutti di quel 9,99 che era la finale mondiale. La finale mondiale l'ha raccolta. Quindi spero che l'anno prossimo faccia 200, senza appello. Poi, Ivan chiede cosa penso di Ingebrigtsen. Ingebrigtsen ormai è il più forte europeo di sempre.
Allora, di quest'ultimo periodo, dai. Perché gli europei fino agli anni 80-90, fino ad Antibo, che comunque faceva più o meno, ha fatto più o meno al secondo il tempo di Antibo. Cioè, il record italiano di Antibo è il tempo che ha fatto Ingebrigtsen oggi. Gli europei se la giocavano con gli europei caucasici, con la pelle bianca, se la giocavano con i keniani in qualche occasione. Ora siamo tornati a farlo con Ingebrigtsen, con Jakob Ingebrigtsen, ad un'età in cui anche i più forti europei del passato non andavano ancora così forte rispetto ai keniani. Dovevano avere un po' più di anni per diventare forti, diciamo. Migliorerà, migliorerà. Ancora, fra qualche secondo di personale in tutte le sue distanze, che sono tantissime, e la sua caratteristica è quella di riuscire a gareggiare tanto senza pagare poi senza pagare il fatto di fare troppe gare. Infatti farà anche 1500, farà 1500 tra poco, e nei 1500 in graduatoria ha un tempo migliore rispetto ai 5000. Al mondo nei 1500 credo che sia ancora secondo e ci sia solamente Chelimo davanti. È un fenomeno senza appello. Allora, e Michi dice, a scuola saltava anche ventrale, a livelli alti non si usa. Il ventrale non è più un uso dagli anni 70. Ho parlato anche con gente che faceva salto in alto nel periodo del passaggio tra ventrale e stile Fosbury di schiena. Tutti hanno capito che il Fosbury era vantaggioso a pochi anni da quando è stato inventato. In pochi anni praticamente il Fosbury ha soppiantato il salto ventrale, senza appello. Gli unici che continuavano a saltare in ventrale di forti, quando è stato scoperto il Fosbury, erano quelli che avevano già avuto l'imprinting, avevano già iniziato ad allenarsi con il ventrale prima che il Fosbury fosse stato scoperto. A quel punto non è che ti metti a 20 anni a cambiare completamente tecnica, perché non avrebbe senso, perché è importante la naturalezza del gesto, e quindi anche se Fosbury ti permetterebbe, se sei un certo tipo d'atleta, perché deve essere più potente per fare il ventrale, no? E se è un certo tipo di atleta col Fosbury faresti 5-10 cm in più, a quel punto però la frittata era fatta, sei un ventralista e salti di ventrale. Però dagli anni 70, dagli anni 80 in poi, guardate la Simeoni, saltava già di... Cioè, è fuori discussione. Adesso un atleta, anche ai regionali, che non salta di Fosbury, fa la sforbiciata. È un salto ci mette una pezza, diciamo, non è che sviluppa uno stile ventrale, fa la sforbiciata quando deve ancora imparare a saltare in Fosbury. Tutti questi discorsi, ma adesso inizia la gara più importante, quella della copertina, quella in cui nutro più aspettative, che è quella dei 400 ostacoli. Allora, per quelli che sono qua a seguirmi, secondo voi assisteremo in diretta a un record e questa live verrà registrata nella storia come la reaction al record del mondo di Worm, Samba, Benjamin? La presentazione è in grande stile, con le luci che si accendono e si spengono esattamente come era per i 100 metri. Che dite? Qual è il tempo di oggi? Secondo me lo fa il record, perché è un pazzo norvegese, e i norvegesi sono fortissimi in questo periodo, soprattutto di testa. Il record è 46,85. Controllo. Guardate un po'. Sì,
78, scusate, 78. E resiste dal 92, uno dei più vecchi record del mondo in pista. Ok. Se no mi strozzavo. Ottimo. Il live è perfetto. Meno male che siamo in bassa risoluzione, se no avreste visto di tutto. Allora, dai, se per voi non è il record del mondo, ma io sono qua in ballo e devo rischiare. Sono io quello che parlo, no? Poi potrete, ma io così, potrete, sono il capo espiatorio, se non fa una buona prestazione direte che è stato io a esagerare. Intanto c'è Abdelmalik Maolo, una cosa del genere, che è così lungo come nome che non riesce a entrare in tutto il rettilineo. Una grafica, dicevano ieri l'altro, Tamarra, però aumenta molto l'hype. Pensate che tutto questo apparato, tutta questa roba qua assurda, vedete quanta gente c'è allo stadio, saranno 10.000 persone su 40.000 posti. Un sacco di soldi, però la promozione, cioè la passione non c'è, non ce n'è molta. Peppino Prisco, non ho mai visto neanch'io queste prestazioni. Vediamo. Guardate quanto è carico Warholm, la sente tantissimo. Scusate, presentazioni, ho capito male, scusami, t'avevo letto dal quadrino piccolo. Sì, poi le telecamere su blocchi sono un'altra di queste cose, di questo pacchetto. Sta grafica super, adesso lo possiamo fare, abbiamo la tecnologia per farlo. Il prossimo passo sarà il confronto con gli atleti sovrapposti, no? Tipo ologrammi. Ma adesso si parte. Mi metto in modalità reaction. Via. È partito più forte, forse Samba, in ottava, ma Warholm dal terzo ostacolo è già davanti. Sta lottando con Benjamin, spinge tantissimo. Adesso è davanti Warholm, di mezzo secondo almeno. Per favore non scoppiare. Per favore non scoppiare, è tornato sotto Benjamin in questo momento, è tornato sotto Benjamin, stanno facendo l'elastico, Warholm adesso è più avanti, 2-3 decimi di differenza, non di più. È scoppiato Benjamin invece, e sarà Warholm a vincere, con che tempo? Ah, 47-44, 47-44. 42 in realtà, tempo ufficiale. 47-42. Entrambi hanno avuto una condotta di gara molto audace. Entrambi sono andati molto molto forte. All'inizio, forse troppo. Ma il comune mezzo gaudio, hanno tutti accusato un po' nella seconda parte. E il risultato è stato appunto che le posizioni sono rimaste quelle. Samba, pensavo peggio, invece è riuscito ad arrivare comunque terzo con 48.03 a pochissimi centesimi da McMaster, che anche lui era partito molto forte. Poi Holmes, Copeglio, Dos Santos e Lalou. Esatto. Poi Samba
in esterna sarebbe stato un suicidio partire troppo forte per lui, perché senza riferimenti rischiava veramente di farla fuori dal vaso. Warholm si accontenta, tra virgolette, di un nuovo titolo di campione del mondo, questo un po' meno a sorpresa rispetto a quello di 2 anni fa. E niente, la Norvegia è forte. Poi è stato bello negli ostacoli centrali vedere in alcuni momenti avanti Benjamin, avanti Warholm, fanno vedere i replay. Vediamo com'era Samba all'ingresso di rettilineo. Era ancora quinto. Non credo che comunque sia soddisfi molto a Samba questo terzo posto. Non è in forma come l'anno scorso. E se lo fosse stato più efficace, avrebbe messo in seria difficoltà Warholm, anche perché, ripeto, la gestione di gara non è stata perfetta. Forse ha usato troppo, però no, è il suo stile. In realtà quando ha fatto quel 46 insieme a Benjamin alla Diamond League di Losanna, in entrambi, anche in quella gara erano partiti molto forte, forse in una maggiore condizione. Ricordiamoci che siamo comunque a fine stagione, cioè uno può programmare il picco di forma adesso, però siamo così avanti in stagione che per forza di cose ci arrivi leggermente incalando. È l'ultima gara, proprio l'ultima gara. Siamo praticamente in fondo. Io carico questo risultato finale qua. Carico gli ultimi due risultati e li faccio scorrere almeno una volta per la soddisfazione di averlo fatto. Allora, Alto Donne, la Zischene 204. E ce li metto. Guardiamo intanto i risultati ufficiali della gara. Diciamo così. 4H. Warholm 47-42, Samba 66, Benjamin 66, Samba 48-03. Un sacco di gente che Samba ha superato nel finale. Dei personali, Patricia Holmes e Dos Santos. Siamo in fondo, se volete dirmi qualcosa, dei commenti particolari, fatelo mentre scrivo, così ci avvantaggiamo. Non è per niente finita, non siamo nemmeno a metà dei campionati del mondo, è una pazzia assurda questa, per me che ogni giorno faccio qualcosa in riguardo. Allora, per l'Italia vi ricordo un sacco di gente uscita, Perini è uscito negli ostacoli. Abbiamo la Cigbulu che non ha fatto la qualifica nei 400 metri, la Uper lo stesso, De Salù che è uscito nei 200 metri semifinali e attualmente cioè, si screma la formazione azzurra, si scremano gli azzurri ancora presenti, ma domani ce ne sono ancora un po'. Allora, Benjamin ha fatto 66, Samba 48-03. Mentre nel salto in alto abbiamo avuto la Tischere 04, Mau Cic 204, e Cunningham 200, anche per lei primato personale. E siccome siamo più fighi della Rai, non siamo in diretta quando la Rai ha già finito. Allora, leggiamo. Mister Tito, stiamo parlando dei 400 ostacoli che ho caricato qua sotto, adesso li vedi scorrere. Sa, io speravo nel record del mondo di Warholm, norvegese, perché ci è andato molto vicino quest'anno, il mese scorso, evidentemente no, non ce l'ha fatta, 47,44.
Mick, parlando dell'Italia, per ora messi malino. C'è stata una sola giornata di gloria, la seconda, senza, cioè, totalmente avulsa da tutte le altre, totalmente diversa dalle altre, perché abbiamo avuto lì una finale mondiale e una medaglia. Tutto il resto facciamo fatica anche ad andare in semifinale, e non abbiamo avuto mai dei picchi positivi, tranne appunto quella seconda giornata. Però, dicevo, l'atteggiamento comune dell'Italia, cioè una roba che non è improbabile per gli italiani, non è una novità, secondo me, perché gareggiano poco insieme ai grandissimi. Cioè, per me gli italiani si stordiscono quando gareggiano in un mondiale, perché fanno sempre dei meeting di livello minore, troppo minore, anche se internazionali non così importanti. A un campionato europeo puoi ancora gestirtela quando sei il campioncino della situazione. Quando arriva un mondiale crolla il castello di carte. Crolla il castello di carte. Ok. Ragazzi, io so che vorreste intrattenervi con me ancora a lungo, però vi ricordo che ci sono ancora 6 giorni di mondiali, che ogni giorno sto in live almeno per un'ora, oggi un'ora e mezzo, a parlare di atletica, a vedere le gare insieme a voi, e ogni giorno, se resisto, per ora sto resistendo, pubblico un video in cui racconto i risultati del giorno prima, le aspettative di questo giorno, il giorno che arriva, le gare che devono essere fatte, con tutta la grafica carina. Sicuramente lo sapete. Ok. Esatto, Nicolo, di Italiani Demo League ce ne sono pochissimi. Torture, Re approvata la Demo League, Re ha avuto una bruttissima esperienza a Monaco, falsa partenza e hanno fatto correre i 200 metri. Torture, Tamberi, Trost e Valortigara, sono queste 5 più o meno che hanno fatto la Demo League quest'anno. Ok, perciò io vi do appuntamento a domani. Domani dovrei essere in diretta, ve lo dico subito. Allora, domani 1 ottobre sono in diretta dalle 8.50 alle 9.50 come oggi. Guarderemo il giavellotto femminile, gli 800 metri maschili e i 200 metri maschili, la finale. Ok. Ciao atleti, io sono in Mezzofondiere. Ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.